4 referendum hanno ricevuto una valanga di no. Si salvano quindi le leggi attualmente in vigore per quanto riguarda l'aborto. Dal Corriere della Sera. I partiti vogliono cambiare la legge sui referendum. La vittoria dei no suscita polemiche fra PC e PSI. La grande maggioranza degli italiani ha detto dunque no ai referendum abrogativi promossi dai radicali e dal Movimento per la Vita. Restano perciò in vigore le 4 leggi sulle quali si è svolta la consultazione referendaria, la 4ª nella storia della Repubblica. Dei risultati del voto abbiamo lungamente parlato, come sapete, nel corso della giornata di ieri, nelle edizioni straordinarie del TG1 e nei precedenti notiziari di oggi. Questa sera ci limitiamo a riepilogare i risultati complessivi e a scomporli per 4 grandi aree geografiche. Ecco, vedete, questo è un riepilogo generale. Referendum sull'ordine pubblico ha riscosso il sì nella misura del 14,8%, il no nella misura dell'85,2%. Il referendum sull'ergastolo ha avuto sì per il 22,7% e no per il 77,3%. Referendum sul porto d'armi ha detto sì il 14% netto degli elettori, no l'86%. Referendum sull'aborto promosso dai radicali ha avuto sì per l'11,5% e no per l'88,5%. Il referendum sull'aborto promosso dal Movimento per la Vita ha riscosso il sì del 32,1% dell'elettorato e il no del 67,9%. Dal Messaggero, mentre Papa Wojtyła migliora, proseguono le indagini. Aliaczka, avrei voluto uccidere anche il segretario dell'ONU e Simone Weil. Buonasera dal Gemelli, due notizie importanti. Il Papa la febbre è scesa di molto, anzi questa mattina addirittura non ce l'aveva, e questo è un segno molto importante perché allontana il pericolo di infezione. Quello che è il rischio che ancora sussiste, ma la prognosi sarà sciolta probabilmente molto presto, visto che questa giornata appunto in questo senso segna una svolta. La seconda è che i medici, l'equipe internazionale di 5 medici più il polacco, che sono 6, ha visitato il Papa, ha parlato con l'equipe italiana, si sono complimentati con il lavoro degli italiani, hanno esaminato la cartella clinica, la radiografia e tutto quanto. Sta per uscire un bollettino che aspettiamo da un momento all'altro, ma questo bollettino conferma l'andamento favorevole del ricorso post-operatorio. I medici stanno partendo, il francese è già partito, il tedesco parte questa sera, i due americani partiranno domani e anche lo spagnolo. Quindi questo è un'ulteriore conferma che le cose vanno bene. Il Papa questa mattina si è svegliato attorno alle 6, ha passato parecchio tempo dalla giornata in poltrona, questa sera è stata celebrata come ogni giorno la messa, e questa mattina ha detto: mi sento proprio bene. Credo che il trasferimento al 10° piano del Gemelli in una stanza, in un appartamento che ha l'aria di casa, un po' si vede anche la cupola di San Pietro dalla finestra, abbia inciso anche favorevolmente su psicologicamente e quindi anche sul fisico. Rivediamo la fotografia a colori del momento che precede di un istante soltanto, quello in cui Ali Agca ha sparato mercoledì in piazza San Pietro 2 colpi di rivoltella contro Giovanni Paolo II. All'interno del piccolo cerchio bianco che vedete sulla sinistra e indicata dalla freccia si vede la mano del terrorista con la pistola già puntata. Sui colpi che Ali Agca ha sparato contro il pontefice saranno necessarie 2 perizie. Oggi lo ha dichiarato il procuratore capo della Repubblica Achille Gallucci in un incontro con i giornalisti. Gallucci ha detto che ci sarà una perizia medica che richiederà la consultazione delle cartelle cliniche di Giovanni Paolo II e delle 2 donne straniere ferite. L'altra perizia, ha detto ancora il procuratore capo della Repubblica Gallucci, quella balistica, potrebbe anche rendere necessaria una ricostruzione dell'attentato in piazza San Pietro. In quest'ora intanto sono stati sospesi per oggi gli interrogatori dell'attentatore. Agca si era rifiutato ieri di rispondere alle domande dei magistrati affermando di non avere altro da aggiungere a quanto aveva già detto, ma gli interrogatori riprenderanno domani con nuove contestazioni. Gallucci, sempre nell'incontro con i giornalisti, ha aggiunto che continuano le ricerche in Italia e in tutta Europa degli altri 2 turchi, Oral Gelik e Mehmet Şener,
membri come Agca del gruppo di estrema destra turco dei Lupi Grigi. I due, Gelik e Şener, potrebbero essere stati complici nell'attentato compiuto contro il Papa. Il procuratore della Repubblica ha confermato che Agca ha detto che era sua intenzione compiere altri attentati. Avrebbe voluto andare a New York per uccidere Kurt Waldheim, segretario generale delle Nazioni Unite, ma non aveva i soldi per comprare il biglietto per l'aereo. Avrebbe progettato poi di uccidere Simone Veil, il presidente del Parlamento europeo e il re d'Inghilterra, ma quando seppe che Simone Veil era una donna e che l'Inghilterra aveva una regina invece che un re, desistette perché non voleva sparare, ha detto, ad una donna. Gallucci ha espresso però molti dubbi su questa confessione, ritenendo che si tratti di un tentativo per sviare le indagini. Sono comunque in corso accertamenti per avere maggiori notizie sui soggiorni di Agca nel Belgio e a Londra nello scorso autunno. Ecco, rivediamo ancora la fotografia che vi abbiamo mostrato. In questa inquadratura, vedete, è ancora più evidente la mano di Agca che impugna la terribile Browning calibro 9 già puntata sul pontefice. Tra un attimo soltanto farà fuoco. Cari amici di Raisat Album, con Accadde Oggi abbiamo rivisto insieme alcuni dei principali fatti accaduti 40, 30, 20 anni fa, proprio come oggi. Arrivederci, a domani.